Spesso si finisce per non accettare noi stessi perché altre persone ci criticano, ma ci facciamo solo male a vicenda. Ragazzi, in questo video parleremo del fatto che alcune aziende in Giappone vietano alle donne di indossare gli occhiali. In questo video leggerò anche alcuni tweet di giapponesi e andrò ad analizzare proprio le fonti, siti o magari televisioni giapponesi che hanno riportato la notizia. Quindi cercherò di essere il più obiettivo possibile e darvi le notizie direttamente dal Giappone e non come hanno fatto vari siti italiani che hanno un po' storpiato la notizia scoppiazzandola in malo modo da altri siti probabilmente. SNS nado de ima Che dire ragazzi, ci sono state diverse donne in diversi settori di lavoro in questo periodo che si sono sfogate proprio sui social media di come sono state istruite dai loro datori di lavoro a non indossare gli occhiali. Un'addetta alla reception ha detto che il suo datore di lavoro le aveva detto che gli occhiali non erano concessi, non erano ammessi in questo genere di lavoro. Tuttavia, a un altro dipendente con la medesima posizione era stato consentito portare degli occhiali da vista. Poi c'era anche un'altra donna, che era questa infermiera di una clinica estetica, che ha avuto dei problemi di secchezza oculare. Ha cercato di spiegare la sua situazione al suo capo, tuttavia non le è stato comunque permesso di indossare gli occhiali. Tra l'altro questo suo datore di lavoro le imponeva anche molti altri requisiti, come quello di essere truccata, che doveva essere un must, e anche quello di non ingrassare troppo, perché sennò guai. そもそも男性には課されていない見た目の美しさや華やかさを女性だけに求められているようで納得いきません。接客で大切なのは心遣いのはず、ルールを見直してほしいです。 Guardate ragazzi, mi fanno incazzare queste storie che non vi dico, mi sembra veramente una cosa assurda, una vera assurdità. Secondo quanto riferito, c'è anche una compagnia aerea nazionale che ha vietato gli occhiali per una questione di sicurezza. Tra l'altro mi fa ridere perché la stessa compagnia aerea, che non voglio nominare, ha anche dato l'obbligo alle sue dipendenti di mettere dei piccoli tacchetti, quindi dico, non capisco come mai, non lo so, io sinceramente non mi occupo di questo, quindi non so se portare gli occhiali o meno sia motivo di pericolo magari per chi fa la hostess sugli aerei, però indubbiamente un hostess sarebbe più comoda ad avere delle scarpe rasoterra che dei tacchetti, credo io. Non sono dei tacchi 12, però sono comunque dei tacchi che dico sì, fanno bella presenza su un aereo, però sono scomodi. Inoltre ci sono alcuni ristoranti che vietano alle donne di mettersi gli occhiali perché non stanno bene con i vestiti tradizionali. Ci sono infatti alcuni izakaya e in realtà anche dei ristoranti dove si mangia la shabu shabu, e in cui spesso le donne portano questi vestiti tradizionali giapponesi. A volte lo fanno anche gli uomini, solo che in alcune di queste catene di ristoranti agli uomini è concesso anche di mettersi una specie di smoking, quindi vedrete magari dei camerieri maschi vestiti così e delle donne vestite così. Tuttavia se ti vesti così puoi metterti delle scarpe comode e puoi indossare gli occhiali, mentre se ti vesti così devi metterti dei sandali scomodissimi, cioè oddio, alcuni giapponesi dicono che sono comodi ma io li trovo scomodissimi, ma soprattutto non puoi nemmeno metterti gli occhiali perché, non lo so, qualche datore di lavoro si sostiene che gli occhiali con questo vestito stanno male. Altre donne hanno detto che altre delle ragioni possono essere il fatto che comunque gli occhiali danno quest'immagine di freddezza, oppure nascondono il trucco, o semplicemente non piacciono al loro capo. Boh, vi sembro freddo? Dai, non diciamo cavolate. Ovviamente ragazzi queste regole non si applicano a tutti i settori di lavoro, e anche nello stesso settore di lavoro non tutte le aziende hanno questo obbligo. Questo vorrei che fosse ben chiaro, perché devo dire che su molti siti sembrava che in tutte le aziende tutti obbligassero le donne a non indossare gli occhiali. Questo non è vero, si parla comunque di alcune compagnie in alcuni settori specifici, e anche in quei settori specifici non a tutti. Ad ogni modo questa notizia si è diffusa veramente in modo massiccio, soprattutto su Twitter e anche su altri social media,
con la hashtag Megane Kinshi, che vuol dire divieto degli occhiali. Pure io ho fatto il mio tweet meraviglioso. Ragazzi, chi mi volesse seguire su Twitter mi può seguire, che non è che lo usate molto in Italia, però chi ce l'avesse mi può seguire lì, ecco. Questa hashtag era in trend in Giappone perlomeno fin da mercoledì scorso. Infatti è da mercoledì che vi voglio fare questo video, però questo weekend mi è venuto a trovare Eriko e abbiamo tante cose da fare e quindi non abbiamo potuto farlo, ma finalmente eccomi qui a fare il video. Leggiamo adesso alcuni di questi tweet. Il divieto di mettere gli occhiali mi fa solo ridere. Se dite questa cosa, allora fatemi capire bene. Dovrebbe essere vietato anche l'essere troppo grasso, troppo basso, troppo alto, troppo brutto, troppo vecchio o anche avere la voce troppo bassa. Ma fatemi il piacere, la gente che dice queste cose è davvero disgustosa. Scusate, ma imponendo il divieto di lavoro volete aumentare questa tipologia di lavoratrici? Perché ragazzi, non so se anche voi siete miopi come me, ma se siete miopi come me e togliete gli occhiali, poi praticamente non vedete, perché io sono miope e anche un po' stigmatico, quindi praticamente saremo tutti così. E infatti in questo tweet ci ha proprio disegnato questa immagine di questa lavoratrice che sembra incazzatissima perché appunto non riesce a vedere niente, quindi è lì con gli occhi così che cerca di capire che cosa sta dicendo. Se dite che è una questione di aspetto fisico, allora anche il mio capo pelato e grasso dovrebbe essere vietato, no? Se dite che è una questione di sicurezza, non riesco a capirne le circostanze. Penso che dovrebbero pensarci bene prima di imporre leggi del genere, no? Trovo che Marie Chan fosse ancora più carina con gli occhiali. C'è l'idea che gli occhiali non stanno bene con i vestiti tradizionali giapponesi, ma io non la penso così. E nemmeno io sono d'accordo, perché se vi ricordate quando ho fatto quel video in collaborazione col governo giapponese nel sud del Giappone, che avevo fatto quella serie di video, c'è stato un momento in cui io ho indossato questo kimono con gli occhiali e secondo me ci stavo anche bene, no? Vi lascio la foto e giudicate voi. Secondo me gli occhiali ci possono stare, quindi sono d'accordo con questa persona, ecco. Comunque questo divieto mi sembra veramente una cazzata. Ragazzi, non so se voi avete mai portato le lenti a contatto, però se mettete le lenti a contatto per molte ore, per molti giorni di fila, gli occhi si seccano. E quando si seccano dovete lasciare un po' di giorni a riposo, tra virgolette, perché altrimenti vi potrete veramente rovinare la vista e rovinare gli occhi. Quindi la notizia ha toccato veramente molte donne giapponesi, perché probabilmente sono stanche di avere i loro corpi controllati ed essere sottomesse a dei trattamenti diversi rispetto a quelli della loro controparte maschile. Molti di voi magari ricorderanno un mio video di qualche settimana fa in cui vi avevo parlato del movimento Kutu, che si opponeva all'obbligo di richiedere alle dipendenti donne di indossare i tacchi al lavoro, che tra l'altro, oltre a essere veramente scomodi, me l'avete scritto tutti voi ragazze nei commenti, tutte le ragazze che hanno portato i tacchi sono state tutte abbastanza d'accordo, però ci sono stati anche dei medici che hanno detto che portare i tacchi per molte ore di fila possono persino causare dei danni cronici alla vostra salute, quindi è veramente una cosa grave e l'obbligo di farlo al lavoro sembra veramente una cosa ingiusta. Comunque ragazzi, se vi siete persi quel video ve lo lascio qui, quindi andatevelo a vedere, che così vi fate un po' di cultura nipponica e un po' di notizie. La donna che ha iniziato questo movimento, Yumi Ishikawa, si è anche lei espressa sulla questione degli occhiali al lavoro e ha detto questa cosa. Se indossare gli occhiali è un vero problema sul lavoro, dovrebbe essere vietato a tutti, uomini e donne. Questo problema con gli occhiali è lo stesso dei tacchi alti, è solo una regola imposta alle donne. Altre persone sui social media hanno anche fatto il confronto di questa situazione con un'altra situazione alquanto controversa che si verifica nelle scuole in Giappone, quella che obbliga gli studenti che frequentano la scuola di avere i capelli neri. Tra l'altro è stata una questione che ha fatto molto discutere perché c'era una studentessa di Osaka che aveva i capelli proprio di natura suoi, senza che se li tingesse, un pochino più chiari rispetto agli altri giapponesi, erano magari un castano non troppo scuro, e la scuola le ha imposto di colorarsi i capelli di nero per poter seguire le lezioni. Vabbè, ne ho parlato in un altro video, se vi interessasse quel video ve lo lascio qui, però è un'altra notizia che ha dato molto fastidio, ecco, anche quella. Perché secondo me è importante l'etichetta, è importante presentarsi in un certo modo, ma a volte veramente si finisce nell'assurdo, come in questo caso, perché dover imporre a una studentessa di tingersi i capelli è veramente un'assurdità.
e non sta nel cielo del terra. Ovviamente non tutte le scuole in Giappone sono così, questa scuola in particolare ha fatto tutto questo parlare proprio perché ha fatto una cazzata questo dirigente a dire questa cosa a questa studentessa, scusate, ma io la penso così, questo è il mio parere, poi tirate voi le vostre somme e ditemi voi che cosa ne pensate. Comunque, queste situazioni non succedono soltanto in Giappone. Per esempio, anche l'anno scorso avevo letto una notizia di questa presentatrice coreana che praticamente lei si presentava sempre con le ciglia finte, ben truccata, con le lenti a contatto, però una mattina si è presentata e ha fatto la messa in onda leggendo le notizie della mattina con degli occhiali pari pari a quelle degli altri colleghi maschi, però è stata molto criticata dal pubblico che ha visto questo suo comportamento come un grande affronto agli standard di bellezza femminili coreani. Ragazzi, quante cazzate che mi tocca leggere. Hanno spinto questa donna a doversi praticamente non scusare, ma perlomeno a doversi giustificare dicendo che a volte i suoi occhi sono troppo secchi e stanchi e quindi non riesce a mettere le lenti a contatto. Ragazzi, mi sembra veramente assurdo che una donna presentata si sia dovuta giustificare per un fatto del genere, cioè veramente dove siamo arrivati, ragazzi? Che discorsi. Vabbè ragazzi, che dire, vorrei concludere questo video facendo una piccola riflessione su quanto è successo e quanto secondo me sia grave il fatto che comunque al giorno d'oggi si venga giudicati così tanto per l'aspetto fisico, per l'abbigliamento che abbiamo, veramente. Noi non siamo quello che facciamo vedere, siamo quello che siamo dentro. Io non so perché siamo qui a discuterne e escono dei discorsi del genere. Lo trovo veramente triste, ragazzi, perché non succede solo in Giappone, succede anche in molti altri paesi. Non tanto il discorso degli occhiali, però in generale spesso ci si critica tra di noi per l'aspetto fisico e spesso si finisce per non accettare noi stessi perché altre persone ci criticano, ma cerchiamo di andare oltre, perché davvero ci facciamo solo male a vicenda. Qua ho parlato sempre di uomini e di come si comportano e sono sicuro che nei commenti ci saranno un sacco di attacchi agli uomini, però vorrei soltanto sottolineare che non si tratta solo di uomini, ma come ci sono degli uomini che la pensano veramente in modo preistorico, perché è assurdo. Capita anche che sono le donne stesse a imporsi proprio degli standard di bellezza o dei modi in cui si devono vestire, perché non vi è mai capitato di vedere magari un gruppo di ragazze che ne criticano un'altra perché è vestita in un certo modo e dicono frasi del tipo: ma guarda quella come va in giro conciata, ma così grassa fa vedere l'ombelico. C'è stato un altro tweet che ha fatto molto parlare, che è il tweet di questa cosplayer a cui era stato detto di smettere immediatamente di fare cosplay perché era imbarazzante e troppo vecchia per poterlo fare. Lei nel tweet esprimeva la sua passione per il cosplay e diceva che non voleva smettere e che non faceva male a nessuno, però si poteva leggere tra le righe che era veramente triste di questa cosa. E sapete quanti anni aveva questa ragazza? 24. Ragazzi, spero che questo video vi abbia, non lo so, vi abbia tenuto compagnia e vi abbia fatto riflettere. Lasciate un mi piace se questo video vi è piaciuto. Ditemi assolutamente che cosa ne pensate voi di questa cosa. E grazie mille sempre per vedere i miei video. Se domani non dovesse uscire un video, vi ricordo che venerdì ci vedremo sicuramente con un nuovo video, quindi vi aspetto.